nostri amici e benvenuti alla Bianco Auto. Oggi siamo immersi nelle nostre stazioni di diagnosi, stiamo facendo questa diagnosi, questa Focus C-Max, il 6 turbo diesel che ha dei problemi di alimentazione. Come vedete qua abbiamo due stazioni DCU 220, perché tante volte abbiamo tante macchine da fare insieme e quindi non riusciamo a gestire tutto con un'unica stazione, quindi ne abbiamo due uguali. In più abbiamo questo tablet dell'Autel, e questo qua serve a fare tutto quello che questi due computer non riescono a fare, perché per riuscire a fare tutto il parco circolante bisogna avere più diagnosi. Qui siamo più sulle macchine tedesche con le diagnosi Bosch e italiane con gli impianti Bosch, qui siamo più sulle macchine giapponesi, coreane, dall'altra tutte le macchine made in Asia le facciamo tutte con questo Autel qua, che ha più le caratteristiche per fare quelle diagnosi. Poi abbiamo anche, per quanto riguarda tutta la parte di climatizzazione veicoli, abbiamo stazione di ricarica R134 del gas vecchio, e abbiamo già quello nuovo R1234YF. Con queste due stazioni possiamo fare tutti e due i tipi di gas, quindi con qualsiasi macchina che arrivate, che sia vecchia che sia nuova, possiamo controllare il gas del vostro climatizzatore. Poi abbiamo questa bellissima macchina che serve a fare il lavaggio del cambio automatico, la sostituzione dell'olio del cambio automatico su tutti i tipi di veicoli, assetto ruote ovviamente della baseball che usiamo su tutti i tipi di veicoli, e l'ADAS che serve a fare la taratura della telecamera e del radar davanti, del cruise control attivo e di tutti i sistemi di sicurezza dei veicoli di ultimissima generazione. Quindi qualsiasi vettura che voi abbiate, che avete bisogno di fare una diagnosi accurata di un impianto elettrico, elettronico, noi qui dalla Bianco Auto siamo in grado di farlo. Quindi qualsiasi cosa che avete bisogno, ci chiamate al numero 0141 96 92 14, vi mandate una mail a info@biancoauto.it o mi mandate un WhatsApp al 345 060 86 80. Ciao a tutti amici, alla prossima.